As if Congress doesn't have enough on its plate, not that it's doing anything with what is on its plate, they're now looking into UFOs. Or at least they're doing something, right? Next month, Congress is expecting a report from the Director of National Intelligence and other agencies on UFOs or UAPs. And that's the government term for them. It stands for Unidentified Aerial Phenomena. Why? Well, a retired U.S. Navy pilot came forward to say he and his crew witnessed an unidentified flying object on the coast of the Atlantic several times. And he's not the only one. Joining us now, someone who has personally witnessed sightings, retired Navy Chief Master at Arms, Sean Cahill, joined by Christopher Mellon, former Deputy Assistant Secretary of Defense for Intelligence. Thank you both. Appreciate you for joining me. Good evening, Chris. Pleasure, thank you. All right, so let's dispense with the obvious here. Chris, people are going to eye roll and say, boy, was Cuomo light on what to talk about tonight. Why is this worth discussion? Because we have recurring violations of U.S. airspace by unidentified vehicles that are very capable, in some cases more capable than anything in our own inventory. This has been going on for years. The truth is just emerging. We've had a massive intelligence failure, and we now have a threat, an unknown threat, that we need to figure out. So, Sean, it's not that you're worried about something out of a movie coming to get you. It's about the threat right here on Earth and how it's being motivated without our knowledge and ability to counter. That's correct, Chris. In 2004, I was the Chief Master at Arms on board the USS Princeton, and the technology that we witnessed with the Tic Tac was something that we would not have been able to defend our forces against at the time. Help me understand that. As the uninitiated, what does that mean to us? Well, sir, that means that what we saw in the Tic Tac and what Mr. Luis Elizondo describes as the five observables indicate a technology that outstrips our arsenal by at least 100 to 1,000 years at the moment. 100 to 1,000 years. So, meaning, like, what kind of technology was at play that you were able to identify it but know that you can't match it? Well, first of all, the aircraft had zero control surfaces. It had no means of propulsion that we could detect. It moved at hypersonic velocities, and it preceded the pilots to their cap point. So it seemed to have some knowledge of where the pilots were headed ahead of time. And we don't possess those abilities to do that in our arsenal at the moment. What does that sound like to you, Chris Mellon? Well, we clearly are vulnerable, and this has been going on for too long. Finally, our Congress is learning of this situation. They're beginning to react. So we've got a lot of catch up here, but it is very concerning. It's not an imminent crisis or imminent threat. There's been no hostility, but there's a lot of activity, and it's increasingly bold. In some instances, recently we've had these things swarming around warships off the coast of California, swarming around strategic missile defense bases in Guam, and other things. So with all the tensions in the world and China and the rest, with the attack on the Saudi oil facilities by drones and so forth, it's something we need to take seriously. You answered the question partly there, but let's fill it out a little bit. This is not new. People play with this, and they played all kinds of conspiratorial thinking, but a lot of real military and policy people say, look, there are things out there that we got to keep track of that we can't. But why now? What's new in terms of the urgency, Chris? And I'll ask you both about this. Sure. Happy to address that. So what happened was, a couple of years ago, Lou Elizondo in the Pentagon, who was managing this activity with almost no resources, he and I and a few others became aware that this was going on a very significant scale on the East Coast at the time, and our pilots were not getting any support. The intel community was not responding. Nobody was helping these guys out, and it wasn't being reported up the chain. It wasn't until that got into the New York Times and got to the attention of Congress that finally our leadership in both branches of government became aware that this was going on. So this has only just come to light. Sean, what do you think is the likely universe of explanation that will come up at the end of these reports and addressing of this?
Chris, I think that we're going to find that this phenomenon represents a very large spectrum of different things. At edges of that spectrum are going to be near-peer technology of our adversaries here on Earth. At the other end of that spectrum is going to be something that we don't yet understand and haven't identified yet. So I hesitate to speculate on the source, but I can tell you that I don't believe that this is within our arsenal of any human technology at the moment. So when you say that, it almost guarantees that not just your good looks, but that statement will get this picked up and sent all over the internet, because there'll be a legit military person saying that maybe this is from outer space. Do you want that to be taken from people? Well, that would be taking my words out of context. What we can say is that we don't know what this is, and it's here. It's going to take all of us to figure this out together. And Chris, what's your comment on that? They'll say, look at the resumes of these two guys. They're both saying that it might be from another world. There's no scientific reason or basis to doubt that possibility. That's a hypothesis that could explain the facts. People need to be open to that. We're spending billions looking for extraterrestrial civilizations. We've got spacecraft that have already left the solar system. It's possible somebody found us before we found them. And the age-old question that I've been watching in movies my entire life, if they are smart enough to come here and have such advanced technologies, why don't they talk to us? Well, if they're that smart, what would they have to learn from us? When you go to the zoo, do you talk to the animals? Mm. And I got to tell you, Sean, right now, we're not presenting as exactly the best kind of people to be talking. We're eating ourselves down here right now. I could understand why they'd want to keep an arm's reach. The main point, yeah, Chris, if there is all unanswered questions. Go ahead, Chris, Sean. Go ahead. Last word to you. I was just going to say, if they're as smart as we think they are, then I think we're kind of silly thinking that we can guess their motives. Look, and for me, look, there is no them. I'm a facts first kind of guy on this. I'm open to everything because there's so much I've learned in life that I would never have imagined. But I do know this. I worry about the safety of men and women like you, Sean, and Chris, the people who wind up having to cross the policy line to get into practice. I worry that you're safe. I worry that people aren't beating us at our own game, and that we have to learn through spending blood and treasure that was unnecessary. So any exploration, any research, any report, any hearing that helps us understand how to keep our fighting men and women safe is the only way to honor your sacrifice. So thank you for your commitment. Thank you for having the conversation. Chris, Sean, as you learn things or that you learn that you don't like, that it's not being looked at the way it was supposed to, let me know. You've got a friend at this platform. Yes. Andate a fargli vedere interviste del genere, The Bunkers, vai. Vediamo poi se continuano a fare i canarini su YouTube. Mamma mia, signori, che dire? Il fuoco, che dire? Era puro fuoco quello. Questa intervista di 7 minuti a Rotti alla CNN io penso che debba essere analizzata per filo e per segno, perché quando ho finito di tradurla ho fissato il muro un quarto d'ora. Io, no, è ovvio, sono poco credibile, capito? Perché ho la maschera e perché mi sono creato il personaggio del secolo. E invece però chi fa disinformazione raccontando tonnellate di fesserie e ci mette la faccia è bravo, no? Fidatevi di quello che vi dice un signor nessuno come me. Lasciate perdere a livello di notizie ufficiali e di dati da analizzare, siamo troppo oltre, ok? Secondo i top giornalisti degli Stati Uniti, nemmeno il governo americano riuscirà a tornare sui propri passi dopo così tante rivelazioni. Figuratevi se è più possibile debancare il fenomeno, non è più possibile, dai, fatevi un piacere da soli e evitatevi figure colossali, non ho tempo da perdere, addirittura anche Obama. Se vogliamo riportare all'occhio delle masse qualche altra news, che quando era presidente alla domanda rideva, ora ha risposto in modo molto serio alla questione, cioè state buoni, ok? A differenza di altri canalini YouTube, su questo, sul mio,
non si propina alle masse le proprie credenze, e quindi non è che se io mi ritengo di poter insegnare qualcosa o se non credo che gli UFO siano credibili o reali o se esistano lo vado a propinare alle masse, quando non è così, dicendo un mucchio di fesserie e soprattutto di menzogne. Perché arriva uno che è informato e vi fa fare veramente, ma veramente una pessima figura. Su questo canale non si propinano credenze personali facendole passare per verità assolute all'ignaro di turno che non si informa, che è all'oscuro dell'argomento. No, qui si analizzano le notizie ufficiali e non, se ne traggono conclusioni a sé stanti, si parla a carte ufficiali e a testimonianze alla mano e si fa il punto della situazione. Qui si fa notizia, ok? Per anni hanno preso come punto di forza, ma non solo in Italia, anche in America, i debunkers hanno preso come punto di forza il fatto della non ufficialità della notizia, dei documenti, delle dichiarazioni, delle conferme che non erano ufficiali e non lo diceva nessuno, eccetera, eccetera, eccetera. Ormai, ciò che esce, trapela da fonti governative e viene confermato dalla punta della piramide decisionale all'interno dell'apparato militare e di intelligence del governo americano. E tutto ciò merita non solo attenzione, attenzione che sta ricevendo a livello internazionale, ma anche una profonda indagine fatta senza pregiudizi e convinzioni sbagliate. Che poi ho parlato delle persone ignare che non si informano, ma ultimamente in Italia ci sono anche molte persone che seguono da vicino il fenomeno e quindi dire menzogne online sul fenomeno non fa più effetto, non funziona più. Dire menzogne online sul fenomeno, che è già parecchio controverso di suo, si chiama fare disinformazione. Se Tizio non si interessa al fenomeno e ti segue, e ti reputa una persona da seguire e sente che gli dici determinate cose o gli riporti determinate notizie in modo del tutto irresponsabile, ti crede e non va ad informarsi, perché pensa di averlo già fatto. E in questo modo si disseminano false notizie sul fenomeno e si passa ancora di più come degli ignari, per non utilizzare termini volgari, come paese. Ma vi svegliate? Ma non vi accorgete quanto sono avanti a livello divulgativo gli americani? Lo capite che in diretta, in prima serata, sulla CNN portano i capi degli armamenti delle navi da guerra a dire che dal loro punto di vista hanno osservato tecnologie avanti dai 100 ai 1000 anni? Oh, ma vi svegliate? Ancora a farvi le domandine di 20 anni fa? Ma l'universo è troppo grande da attraversare, secondo te? Secondo il tuo livello di conoscenza attuale che abbiamo sul pianeta, secondo la nostra conoscenza scientifica attuale e secondo la nostra storia, porre limiti umani nei confronti di ciò che molto probabilmente non lo è, lo ripeto, è stupido. Qui si fa un lavoro mirato in merito alla storia e all'ufficialità del fenomeno e dei rilevamenti trapelati ultimamente, e vi posso dire, 1, che non sono casi isolati. 2, esiste talmente tanto materiale in merito che oggigiorno, credetemi, è possibile smentire chiunque. E 3, vi consiglio di svegliarvi. Ok? La USS Princeton della Marina degli Stati Uniti è una delle navi da guerra della Marina statunitense, facente parte di alcune delle navi più tecnologiche del pianeta. Le uniche navi su cui c'è più tecnologia sono le portaerei, che tra l'altro triangolarono i video dalla USS Nimitz e dalla USS Theodore Roosevelt. Ma le cacciatorpediniere, come in questo caso la Princeton, sono quelle che fanno la guerra. Sono armate con cannoni navali e missili antiaerei, sommergibili e antisommergibili, oltre ad avere armi coperte dalla legge sulla segretezza, che quindi non conosciamo. E proprio parlando della Princeton, vorrei argomentare un secondo per filo e per segno ciò che è stato detto all'interno di questa intervista della CNN. E ciò soprattutto che ha detto Sean Kyle, capo degli armamenti sulla Princeton, che nel momento in cui Cuomo lo ha spinto ad esplicitare la possibilità che provengano da altri mondi, se l'è un po' fatta sotto, dicendo che significa estrapolare le parole dal contesto perché si vede, signori, che ci sono ancora dei limiti da non oltrepassare a livello di nulla osta di segretezza. Fatto sta che ha detto testualmente che hanno osservato velivoli senza superfici di controllo, senza mezzi di propulsione, che viaggiavano a velocità ipersoniche. Sapete, no? Che cosa significa ipersonico, vero? Avete studiato? Ipersonico vuol dire da 5 a 10 volte la velocità del suono, mi viene da ridere a dirlo, ok? Non serve dire altro. I suddetti velivoli sconosciuti precedevano i piloti ai loro K-point, come se sapessero già dove fossero diretti. Rispondetemi adesso, ma rispondetemi bene benino. Quale tecnologia terrestre può fare una cosa del genere? Non giriamoci intorno, non continuiamo a prenderci in giro, quale tecnologia può farlo?
aprite i libri adatti e capirete che si parla di qualcos'altro. Infatti anche lui, testualmente, carino, ha detto che al momento non possiedono le capacità nel loro arsenale per replicare quella tecnologia. Che cosa significa? Significa che ciò che abbiamo visto nel Tic Tac e ciò che il signor Elizondo descrive come le 5 caratteristiche osservabili indicano una tecnologia che supera il nostro arsenale da almeno 100 a 1000 anni. Cioè, ma siamo ancora qui a discutere? Cioè, questa intervista fa paura, ok? Fa veramente paura. Sean, quale pensi sia il probabile universo di spiegazioni che emergerà alla fine di questi rapporti, ovviamente parlando del rapporto di giugno, e come affrontarlo? Penso che scopriremo che questo fenomeno rappresenta uno spettro molto ampio di cose diverse. Eh sì, cari amici, perché se alcuni di questi strani velivoli provengono dallo spazio profondo, sonde o qualsiasi altra cosa siano, se provengono dallo spazio profondo alcune di queste, non significa che tutte provengono dallo spazio profondo. È possibile che qualcuno abbia anche velivoli retroingegnerizzati. In tal caso non è la risoluzione né la risposta al problema nella sua interezza, ma le parole di Sean Kyle si riferiscono proprio a questo. Ai margini di quello spettro ci sarà, quindi da una parte ci sarà la pura tecnologia dei nostri avversari qui sulla Terra, e all'altra estremità, e quindi dall'altra parte, ci sarà qualcosa che non abbiamo ancora capito e non abbiamo ancora identificato. E mi fa paura come lo dice, perché lo dice come se le due estremità in questione di cui parla, ossia quella terrestre e quella, non diciamo aliena, parliamo come ha parlato lui, quindi l'estremità terrestre, quella che non abbiamo ancora identificato, lui parla come se si debbano scontrare, come se debbano entrare in conflitto, ok? Ed è parecchio inquietante. Cioè, proprio gli americani nascono guerrafondai, e questo si sa, no? Però c'è da ammettere che la cosa è inquietante. Anche se viene, comunque sia, sottolineato da Christopher Mellon che non ci sono state azioni aggressive da parte di questi velivoli, e questo è già buono. Quindi esito a speculare sulla fonte, dice Sean Kyle, ma posso dirti che non credo che questo sia nel nostro arsenale o che sia qualche tecnologia umana al momento. Qualcos'altro da dire? Non c'è più niente da dire, ok? Le opinioni, i documenti, le dichiarazioni, la casistica degli avvistamenti, la storia del fenomeno, tutto converge per farci fare pace con noi stessi. Buona parte degli UFO osservati, ripresi, triangolati e captati dalle forze armate utilizzano una tecnologia a noi sconosciuta, e questa non è una mia personale opinione, ma è la palese realtà dei fatti. Alieni o qualsiasi altra cosa siano, alcuni UFO ripresi non sono nostri, e per nostri intendo che non sono stati costruiti dal genere umano. E Christopher Mellon, c'è da dire che vaporizza, letteralmente lo ionizza proprio il giornalista. Christopher Mellon, ex vice segretario aggiunto alla difesa per l'intelligence, dopo che Sean Kyle se l'è fatta sotto a parlare di alieni, dice: «Non ci sono ragioni scientifiche o basi per dubitare di questa possibilità. È un'ipotesi che potrebbe spiegare i fatti». Perché parliamoci chiaro, se valorizziamo l'ipotesi extraterrestre, tutti gli avvistamenti sono risolti. Tutti sono risolti, ok? Le persone devono essere aperte su questo, dice Mellon. Stiamo spendendo miliardi nella ricerca di civiltà extraterrestre, abbiamo una navicella spaziale che è già partita fuori dal sistema solare, e parla della sonda Voyager 2, ed è possibile che qualcuno ci abbia trovato prima che noi trovassimo loro. Ma se sono abbastanza intelligenti da venire qui, dice Cuomo, e hanno tecnologie così avanzate, perché non ci parlano? Beh, se sono così intelligenti, cosa dovrebbero imparare da noi? Tu quando vai allo zoo parli con gli animali? E qui penso davvero che se io fossi stato il giornalista avrei posato il microfono e sarei andato a brucare le aiuole davanti alla CNN. Se sono intelligenti come pensiamo che siano, dice Sean Kyle, allora penso che siamo un po' stupidi a pensare che possiamo indovinare le loro motivazioni. Bingo! Sean Kyle ha fatto bingo! Perché è inutile, quanto stupido e antiscientifico, porre limiti umani nei confronti di ciò che non lo è. E questa frase la continuerò a ripetere ogni qualvolta se ne ripresenterà l'occasione. Ok? Per oggi è tutto. Mi raccomando, condividete questa intervista con chiunque. Voglio massima condivisione, signori. Massima condivisione da parte di tutti. Se il video ti è piaciuto e pensi che questo canale se lo meriti, lascia un like e iscriviti al canale. Noi ci vediamo presto. Molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!